La tana del ferito, oh oh oh. Ciao Braderigno. Allora, mettiamo la condivisione dello schermo. Aspetta che... Oh, oddio. Sei lei che rob lì. Cos'è lei che schifo? Tu sei di Milano? Sei sempre stato di Milano? Cioè, ok, sei sempre stato dalla Lombardia? Sono più lodigiano che milanese. Il mio dialetto è più lodigiano che milanese. Io sono del sud Milano, ma mi sento più lodigiano che milanese. Ok, okay, sì, si sta. Però... Oh, guardiamo qualche TikTok. No, vai. Guardiamo qualche TikTok, commentiamo e poi dopo entriamo nelle dirette, così giusto per scaldarci, no? Chi è che ha suonato? Come ha suonato? Ha citofonato. No, sarà stato questo rumore? No, 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 ha citofonato il tuo citofono. No, no, è possibile. Cioè, è possibile in realtà. Ha citofonato. No. No, è chiaro, no, però. Ma non voglio sapere, no. Beh, ci hanno puntato prima il laser. Effettivamente. La situazione è veramente grave. Vabbè, ognuno ha il suo look. Ognuno ha il suo gusto, in realtà. Può piacere. Here's number one. Cioè. What is your last name? L'ho visto all'Old 3 giorni fa, che era risieduto così, che guardava. Mi fece piacere. Ah, ma è pieno di tatuaggi. Sì, sì, ma io ho detto, non lo conosco. Buongiorno. Che bello. È la tua macchina. Ecco perché oggi non ce l'avevo. La Madonna santa. Era un ictus. Ma scusami, ma tra l'altro... Dicono di abbassare. Abbassiamo il volume. Ok, scusate ragazzi. Visto Dio. Cioè, per ora sono solo insulti al signore. Ma perché non è virale? No, ma è fatta 13 like, sta roba. Dio santo. Ma che video è? Ma, cioè, ma 30 secondi persi per il nulla. Cioè. Ma numero uno. Che cazzo? Allora, vi volevo salutare oggi 22, 23. Metti meglio la schermata, dico. Perché domani mattina... Cosa sta dicendo? Ma cosa fa? In cervicale c'ho una visita medica. Oh, gli auguriamo il meglio, ovviamente. Signor Tommaso. Gervasi. La visita medica, 13 like vuol dire che l'hai visto solo tu. Sì, ma scusa, ma questo va? Ah no, questo è proprio... Buongiorno. Ma non è... Nuovo talent della Stardust. Ma non è fatto la visita medica? Difatti... Minchia! È andata malino, mi sa, Minchia! La visita medica mi sa che... Ma buongiorno. Cioè, degrada sempre ogni video in più. Fuma pure. Oh, siete tutti così... Vaffanculo, dai. Ma cosa... Beh, io... Guarda, vabbè. No, vediamo i commenti. Anche tu. Mister oh, simpatia. Decisamente sì. Vediamo Melanie Am, che decisamente sì. Questo video qua è di un divertimento astrale. Mamma mia. Vedi, io sti video li scorro tipo subito. Ma mi spieghi che per te c'hai? Adesso pubblicità. No, ma che cazzo di per te c'ha quest'uomo? È una pubblicità. Ma tu ne per te non hai un video virale? No. Dai raga, oggi sto andando a suonare. Ecco le 3 cose che dico più spesso. Numero 1, piccola. Questa la dico quando la mia honey è un po' su di giro. Comunque le cose non vanno esattamente bene. Quindi immaginatevela tipo: ehi piccola, ci penso io. Numero 2, swagabanga. Che cosa vuol dire? Che persona? Che cosa ne so? A noi ragazzi popolari non interessa il perché delle cose. Diciamo che le facciamo e basta. Quindi swagabanga. Oh, le ho tipo incredibile. Oh, la regina. Chi è regina? Sai che l'ho invitata in live? Le cose sono belle. Ma dal vivo, e se pure ribalta... No, stanno suonando davvero il citofono. Te l'ho detto, stanno suonando a tutta manetta. Ma a me mi hanno visto salire. Facciamo salire i fan? No. Sei matto? Vabbè, me frega. Si capisce, poi ti invadono a casa tutti i giorni. Vabbè, ma sanno proprio qual è... A quanto pare, sì. A quanto pare se ci sparano il laser addosso. Sparano il laser addosso. Strano perché il citofono non è il mio cognome, quindi... Infatti. Veramente... Vabbè. Sono. Ehi. Oh, cominciano ad essere quelli virali, presente tra... Grande, Matteo. Uno, due, tre, ah! Anche l'ha avuto in live, ho avuto tutte in live. Questi capelli della merda che entra dentro la mia testa. Canta bene però, eh? Baby. Sì.
sì, la voce. Ma voglio un nuovo secco con un bel assaggiato. Asiate come già. Big boss, the big boss, the big boss. A class, ma voglio. Come pensi? Ho avuto aspetta anche lei. No, vabbè, c'ha il suo personaggio, funziona, fa bene. Cioè. Sì. A Ciccio sbagliano gli occhiali da 500 euro. Ma dov'è poi? In cucina, ma dov'è? Direi che hanno invertito le lenti. Ma io voglio dare. No, non ci credo! Niente. Ma cosa fai? Vai a rispondere al citofono. E tanto, vabbè, cioè, se vanno così insistenti... Poi lo sto dicendo pure in live, citofono. Effettivamente... No, madonna, sembri Rubino quando deve entrare in live. Dopo che fa sesso? No, figa, ha sudato, un affanno. Ha bestemmiato. Ha dato una bestemmia e... Eva, era fiero. E io gli ho aperto. Stanno venendo su. Stanno venendo su. Uno ha 4 anni, credo, era sul passeggino. Non so se... No, no, fa content, Non, Tu ospite a caldo, mica, oh. È caldo, vero? Minchia, cazzo. Scusa. La gente si sa, ma tu neanche un condizionatore. Lo so. Ma perché c'è da... Ventilatore in camera. Lo so, hai ragione. Figa. Devo andare domani a comprarlo a Media World. Lo so, hai ragione. Sarei andato oggi, però purtroppo... Hi, I'm Andrea Gleason, CEO of TuneCore. When TuneCore... Stiamo salendo. Stiamo... Ragazzi, no, questo, io effettivamente gli ho aperto. Sì. Ah. Però nel cancello quello fuori. Però vabbè. È stato un periodo della mia vita in cui, ad esempio, ho iniziato ad avere dei dubbi sulle mie preferenze sessuali. Io avevo 15 anni quando ho iniziato a uscire con una ragazza. E io sono andata a mamma e gli facevo, ma sappi che è così. Sono sempre stata molto aperta. Questo ha portato anche loro ad essere molto aperti con me. E per questo che quello che dico sempre magari a chi è bisex, lei? Proprio il fatto di aprirsi. Così è stato un periodo della mia vita in cui, ad esempio... Tu avevi fatto il video che pensavi della speranza. Sì, sì, sì. Io ho sempre detto che il suo personaggio è forte. Il top. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Oh! Oh. Con sto suono che video ti ho fatto vedere prima? Con sto suono che ti ho fatto vedere prima? Ah, quello al parco? Tu hai visto un video che... Io ho visto un video che se vedeste voi... È un video che penso che non uscirà mai dalle bozze, ma Simo... Vi garantisco che è qualcosa di... veramente autentico. Autentico, possiamo dire. È un video... Questa sì, merda. Tiramisù. Al tiramisù. Ma no, cos'è il tirami merda? Ma cos'è? Ah, sono crepe al tiramisù. Il tirami merda. Ma non è che sembro sudato. Sto sudato. Sto gocciolando. Sei un cantante. Vuoi una felpa? Un giubbottino invernale ce l'hai, sì. Un scaldacollo. Sì, 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 no, ma guarda che così che gocciola sudore viene assorbito. Va a funzionare. Comunque io ho tutti in che TikTok... città si trova Parigi? Ecco, lui deve sparire dal web. È facilissimo, questa la so. È facile. La so, raga. Arabia Saudita. In che città? Ma che video è? Assolutamente illogico. Ma Neymar che lo accostano alla Juve? Io divento pazzo, Vabbè. Cioè Neymar alla Juve divento pazzo. Tu sei team Ronaldo Messi? Io... Ma noi ne avevamo parlato forse una volta all'Old di Rosbronzo. Abbiamo cominciato a parlare. Parlato 3 ore di fila di te, calcio, di calcio? Sì, no, sì, no, sì, ma una volta sì. Ero con te che parlavo di calcio, sì, di brutto. Sì, 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 a voglia. Era forse l'altra volta. Me lo ricordo che eri con Omi. Ero con Omi. Conciati in una maniera. No, vabbè, non ero. Ero così conciato, dici? Omi. Ah, vabbè, ma... Omi. Vabbè, ma Omi è classico. Omi, se mi vede in faccia, non mi riconosce neanche. No, zero. Io ero a posto. No, comunque. Vagamente. Vagamente al ticcio. Sì, sì, dai. No, comunque Messi è la cosa più bella che abbia mai visto in un campo da calcio, però quello che è riuscito a crearsi Cristiano. A livello Cristiano è più un imprenditore? No, ma anche sul campo da calcio, cioè Cristiano Ronaldo ti dà proprio l'impressione che è un trascinatore. Quindi tu chi scegli tra i due? Messi è il talento, Messi Ronaldo Messi mi ha fatto innamorare del calcio. Però forse se fossi un allenatore devo giocarmi la finale di Champions League. Chiamo Ronaldo perché so sì, che nei momenti decisivi Ronaldo non toppa mai. Quello è vero. Mai. Quello sono d'accordo, sì. Però Messi, quello che fa Messi gli altri non lo pensano neanche. Cioè. Sono d'accordo, assolutamente. Prosegue la saga. Sì, possiamo dire che è anche una paraculata per non rispondere effettivamente. No, vabbè, però siccome la risposta è migliore. Ho avuto anche lui ospite. Anna mi sa che è conquistata. È lì sotto, Anna. Sì.
È il momento. È tutto un paradosso, sono solo un pazzo. Questo amore so che sparirà. Ora non mi muovo ma nemmeno stacco. Canto solo e faccio na na na. Ma non posso fare poi le cose, sì quelle che dici, ma come possiamo fare?